One Podcast. Intelligenza artificiale, arriva Amazon, investe 4 miliardi su Anthropic. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni, 7 su 7, 365 puntate l'anno. Facciamo un espresso di innovazione selezionando un'unica notizia, quella più importante della giornata. Bene, oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché Amazon arriva con un investimento di 4 miliardi di dollari, una cifra molto interessante su una startup sempre del mondo Silicon Valley, in questo caso San Francisco, qui molto interessante da tenere d'occhio. I fondatori di questa azienda sono due ex dirigenti di OpenAI, Dario e Daniela Amodei, e come parte dell'accordo i dipendenti, i clienti cloud di Amazon avranno accesso anticipato a tutte le tecnologie sviluppate da Anthropic per sviluppare la propria attività. Chiaramente quando parliamo di Amazon, chiaramente è una società gigantesca che già conosce molto bene il mondo dell'intelligenza artificiale, però aveva, diciamo così, bisogno di una collaborazione. All'interno di questo accordo Anthropic si impegna ad affidarsi principalmente ai servizi cloud di AWS di Amazon, compreso l'uso dei chip proprietari, che sapete è uno dei punti importanti per la formazione e l'allenamento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Investimento che sarà subito di 1,25 miliardi di dollari, ma chiaramente entrambe le parti sono già d'accordo per attivare ulteriori i finanziamenti da parte di Amazon di altri 2,75, portando quindi il valore di 4 miliardi di dollari in totale. È un investimento importante per una mossa strategica che un po' tutti stavamo aspettando, perché c'era Google, c'era Microsoft, c'erano tutti i player possibili e immaginabili e mancava Amazon per quanto riguarda un investimento un po' più diretto sull'AI. La dichiarazione di Andy Jassy, il CEO di Amazon, è veramente interessante perché dice: abbiamo un enorme rispetto per il team e i modelli fondativi di Anthropic e crediamo di poter contribuire a migliorare l'esperienza di molti clienti a breve e lungo termine attraverso una collaborazione più profonda. I clienti sono piuttosto entusiasti di utilizzare Amazon Bedrock, il nuovo servizio di AWS che consente alle aziende di utilizzare vari modelli di base su cui costruire applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Insomma, sembra che ci sia una collaborazione da entrambe le parti. Questo lo dico io perché sono i passi che fanno le aziende che non guardano nell'immediato ma nel medio-lungo termine. La sottolineatura che dobbiamo a Dario Amodei, che diciamo questa azienda è sicuramente già molto conosciuta all'interno del panorama dell'intelligenza artificiale, diciamo così, B2B, Anthropic ha appunto negli ultimi tempi, nell'ultimo anno raccolto diverse centinaia di milioni di finanziamenti e lo stesso Amodei è considerato tra gli imprenditori più importanti, più specifici, più esperti dell'intero settore. Sono andato poi a sbirciare su LinkedIn il profilo di Dario Amodei. Effettivamente, al di là dell'ultima esperienza in Anthropic, tra l'altro 2 anni e 8 mesi fa, il suo cambiamento da vicepresidente della ricerca di OpenAI a, diciamo, cofondatore di una nuova startup, è proprio il momento in cui secondo me bisogna uscire probabilmente dalle cose che funzionano. Noi abbiamo scoperto realmente in OpenAI solamente 1 anno e mezzo fa, mettiamola così. E prima ancora Google, prima ancora Baidu, insomma tantissime grandi aziende. Quindi il fatto che bisogna sempre vedere il là, bisogna sempre vedere il lungo, bisogna sempre essere capaci di anticipare il mercato e di credere nelle proprie abilità. Bravo Amodei, insomma, brava Amazon, adesso ne vedremo delle belle, credo, nei prossimi mesi. Questo è il Caffettino Podcast e io sono Mario Moroni, tutti i giorni 7 su 7, 365 puntate l'anno, anche quando sono stanco, anche quando non ho voglia, ma quando non ho voglia di fare il caffettino. Tutti i giorni, se ti è piaciuta questa puntata metti 5 stelle, metti segui e attiva la campanellina per non perdere nessuna notifica, non perderti nessuna puntata. Ah, c'è anche il canale Telegram, Mario Moroni Canale. Ah, c'è anche il mio ultimo libro, La Fine dei Social. A domani!